Bentornati appassionati. Una persona mi ha commissionato delle lavagnette di sughero, quelle dove si mettono i post-it con le varie puntine. Poi le puntine ho notato che sono due quelle che usano, diciamo che vengono maggiormente usate. Una sono le puntine classiche, quelle dalla testa piatta ricoperta di plastica. Mentre, diciamo così, ci sono le puntine più fighe, che sono dei pirulini di plastica con delle punte che escono. E questi pirulini, a differenza delle altre puntine, sono molto più lunghi, che hanno una lunghezza più o meno che sporge di 1 centimetro. Lei mi ha chiesto di fargliele che siano resistenti, che gli durano una vita. Allora, il primo problema che mi sono posto sono appunto di queste puntine lunghe, perché per renderlo resistente, eccetera, ho bisogno di irrigidire una parte, la parte posteriore. Il problema è che se lo irrigidisco mettendoci un semplice pannello di legno incollato, succede che lo spessore, che è abbastanza fine, siamo intorno ai 4 mm, poi queste puntine non si infilano mai bene tutte, vanno a picchiare contro il legno. Siccome lo avevo visto milioni di anni fa, un lavoro fatto con il pannello dietro, erano particolarmente fastidiose. Quindi per cui, reduce da quella visione che era in quell'ufficio là, ho deciso di fare qualcosa di simile, ma migliorato. Ovvero, ho preso dei pannelli di polistirolo, anche questi da 4 mm. E andrò a incollarli, purtroppo non ce li ho dalla misura precisa, quindi ne farò due strisce, e andrò a incollarli nel posteriore, in modo che questo abbia più spessore e la puntina possa essere infilata sia nel sughero, ma ancora il polistirolo dietro, dove si può infilare, quindi la puntina entrerebbe tutta. Finito questo, andrò a incollarci sopra un pannello di MDF, di quelli per i fogli, per i cassetti, 2 mm di roba. E il tutto lo incornicerò in una cornice di legno, in modo da poterle garantire di poterla appendere ai muri, e per l'appenderlo ai muri sono indeciso fra due cose, ma probabilmente gli lascerò entrambe le opzioni. Tanto per intenderci, facciamo finta che questa è la parte superiore della cornice, no? Il quadrato della cornice. Gli farò sia due prefori svasati, che se vuole potrà avvitarli direttamente nel cartongesso, tanto in ufficio con pannelli in cartongesso non è un problema, ma sarà sufficientemente spesso per poter comunque, se non si vuole infilare questi ma vogliono mettere solo dei chiodini, mettergli quelle viti ad anello che si infilano, quelle che hanno una parte filettata per il legno e concludono la parte superiore con un anello. E niente, questo è il lavoro che andremo a fare. Quindi adesso mi taglio tutti i pannelli di polistirolo e li incollo sopra il sughero con un sottilissimo strato di colla, proprio deve essere sottilissimo perché la colla non deve impedire alla puntina di entrare. Fatto questo, controllo anche intanto il peso, che dovrebbe essere abbastanza leggero, però l'MDF anche da 2 mm è pesante, quindi non voglio rendere i quadri comunque estremamente pesanti. Quindi vediamo se sarà sufficiente. Mi sento che è abbastanza rigido col polistirolo, lascio solo il polistirolo e incornicio tutto, se no faremo comunque quell'azione di renderlo rigido con il pannellino dietro. E niente, procediamo ai lavori così. Come al solito, iscrizione, like sono la cosa più importante per me, quindi se stai vedendo questo video stoppalo un secondo, metti almeno like, ricordati che per me è importante. Commenti, come sapete, fanno sempre piacere, soprattutto quelli di supporto dove mi dicono bravo Massimo, che ci volete fare, fa sempre piacere sentirseli dire. Buona e buona visione. Segreto per tagliare il polistirolo: se non avete il taglia polistirolo che si scalda, se non volete fare troppi pallini che vanno in giro, non incidetelo subito tutto con la mano pesante, zoom a tagliare. Sì, viene, ma dove il cutter si incastra, sbriciola e fa saltare i pallini del polistirolo. Viceversa, si fanno più passate,
facendo scorrere la lama e facendo tagliare solo la lama, senza il peso, proprio quasi il peso solo del cutter serve. Tra più volte e rimane un taglio pulito senza tutto quel polistirolo che va in giro. I pannelli sono tutti uguali, quindi prendo sempre questo come riferimento. Adesso mi preparo tutti i polistiroli, non so farvi vedere tutti i 100.000 tagli. Anche questo video sarà probabilmente abbastanza breve, quindi non vi faccio vedere tutte le lavorazioni. Cioè, ovviamente i pannelli sono tanti e per ogni pannello la procedura poi è sempre la stessa. Avrei una mezza intenzione di andare a recuperare un rullo per stendere la colla. Però la cosa è fattibile anche con queste spatole con i denti piccolissimi. Però il rullo in questi casi velocizza parecchio l'azione. Adesso non faccio altro che sputtare l'incollo uno sopra l'altro, cioè sì, adesso non metto la colla qua, metto l'altro pannello. Adesso non è necessario che mi prendo tanto spazio per incollare. Faccio così, non metto colla sotto, ovviamente cerco di lavorare bello pulito, così li posso appoggiare sopra, in modo che quando avrò finito metto i pesi e faccio un unico incollaggio. Una cosa che pochi sanno e probabilmente dal video non si evince, ricordatevi che i pannelli di sughero spesso e volentieri hanno una parte più liscia e una parte un pelino più rugosa. Inutile dirvi che la parte più liscia è quella che dovete tenere, diciamo, come bella, quindi andrete a mettere la colla sulla parte che è un pelino più rugosa. E quando posizionate il polistirolo, non sembra, ma a differenza del legno, che sapete quando incollate tende un po' a slittare, no? Ecco, invece il polistirolo sul sughero con la colla non fa quell'azione di slittare, quindi cercate di posizionarlo subito bene, perché poi spostarlo, cercare di spingerlo e raddrizzarlo non è una cosa facile, cioè è facile perché stogli eccetera, però è fastidiosa, appunto perché non scivola. Adesso me li incollo tutti così. Allora, siccome ancora non ho visto il peso complessivo dell'intero pannello con l'aggiunta di questo, per adesso se ne spreco solo uno e mi faccio il taglio per vedere, una volta fatta la composizione, se mi piace il lavoro che sta uscendo, perché
polistirolo, più coso, più il sughero, volendo potremmo incorniciare anche solo quello. Però il vetro rimarrebbe comunque tanto flessibile e non protetto, perché il polistirolo comunque, anche se va bene, va contro al muro, in teoria non dovrebbe fare danni, non dovrebbe rovinarsi. Però lei mi ha chiesto di farglieli i più resistenti possibili nel tempo, quindi è questo che io sto cercando di ottenere, un risultato oltre il normale andarsi a comprare la lavagnetta di sughero già fatta, incorniciata, che trova il tempo che trova per come sono fatte. Quindi per cui mi sono già messo la misura, purtroppo sono due misure diverse perché non è un quadrato perfetto, ma è un 57,5 x 57,7. Comincio a tagliarmi comunque la misura, me ne taglio tutte se mi va bene a 57,7 e poi toglierò via i 2 mm. Sì, il peso è ancora più che accettabile. E così facendo siamo arrivati a uno spessore di 2 cm. Quindi poi dovrò fare una cornice almeno larga 2 cm e mezzo. Sì, 2 cm e mezzo, 2 cm e 7. Facciamo 3, tagliamo la testa al toro. Perché comunque vorrei tentare che questa parte qua, quando viene fatto la cornice, non risulti troppo dentro, cioè non faccia uno spessore troppo elevato, per il semplice fatto che quando si mette a muro, quando questo è a muro, la cornice fa spessore e quindi questo dentro gioca un po', quindi vuole lasciare proprio il minimo spessore. Potrei anche fare una scalanatura vuota, ovvero questo appoggiato sulla cornice e inchiodarla magari sulla cornice stessa, così dietro rimane perfettamente piatto in pari con la cornice e c'è solo il rilievo dalla parte opposta, che ora che ci penso forse è proprio la soluzione migliore. Prendere, sì, fare la cornice con uno scasso giusto giusto per incastrarsi dentro il pannello e poi lo andremo a fissare intorno alla cornice. Di dietro rimane comunque le negliette, che è più resistente del polistirolo e sarà piatto, quindi quando metteranno la puntina non fletterà, perché flessione dopo flessione sono quelle cose che rovinano le strutture di questo tipo qua, che fanno durare poco nel tempo. Buona, sì, farò così, farò una cornice con scasso. Adesso procedo addirittura anche a incollare il pannello in MDF, come vorrei che asciugasse abbastanza in fretta. Non metto la vinilica normale, ma uso quella che abbiamo noi parchettisti. E per chi non lo sapesse, questa è una vinilica in bassa dispersione acquosa, ovvero significa che c'è pochissima acqua dentro. E il fatto che c'è poca acqua è necessario nella posa del parquet, perché così impedisce che un eccesso di colla, dove ci sono le buche eccetera, non vada a influire sulla stabilità del legno che viene posato sopra, perché il legno, se viene bagnato in maniera eccessiva, inevitabilmente avrà dei movimenti e delle dilatazioni. Motivo per il quale io ve lo dico, perché ho visto qualche maker che ha anche raccolto un discreto numero di iscritti, che diluisce tantissimo la colla vinilica, la diluisce con tanta acqua, la fa diventare quasi acqua più che colla. È vero, si risparmia perché incolli grandi superfici con meno prodotto, però in effetti quello che state spalmando è acqua, non è colla, quindi per cui i legni che andate a incollare con quel metodo lì saranno soggetti a degli spostamenti mica da poco.
quindi è a lavoro finito, se la colla non è ancora, anzi l'acqua non è ancora del tutto evaporata, man mano che il legno che l'ha assorbita, il legno si stabilizza, quindi arriva sempre a un certo tipo di umidità, se poi messo in un ambiente ovviamente chiuso, no? E a protetto. Quindi per cui vi siete fatti anche un quadro perfettamente in squadra, tutto squadrato, tutto preciso al millimetro, ma l'avete incollato con la colla super diluita, tempo che si asciugherà tutto il vostro manufatto, poi si apre, perché il legno si gonfia con l'acqua, poi quando si asciuga si ristringe, torna in posizione, e quindi poi tutte le vostre belle fughette che erano tutte precise, puff, vi ritrovate le fughe larghe tutte aperte. Quindi, sì, in certi casi si può anche usare, però va usato, diciamo così, con coscienza. E li vedevo usare quel tipo di colla anche per fare dei jig. Il jig ti serve abbastanza preciso, in squadra e tutto, ti fai il tuo jig, lo incolli con quella colla lì, dopo che te lo sei tagliato, squadrato, è perfetto. Tempo che asciugherà, 3-4 mesi, è tutto storto. Avete sprecato tanto tempo per farvi il vostro jig, tutta la vostra roba bella perfetta, per poi farvela rovinare dalla dilatazione del legno e causato dall'acqua che avete messo nella colla. Quindi la vostra vinilica normale, ok, potete risparmiare un po' e renderla un po' più liquida, però non esagerate come si può fare in certi canali. Quindi non vi parlo male del maker. Preferisco di gran lunga fare quello che mi sento il dovere di fare, ovvero mettervi in allarme su certi metodi o certe cose. Anche qua non ve li faccio vedere tutti, ve ne faccio vedere al massimo un altro e poi, e come avete visto, uso la tecnica del qui che sono fuori, prima mi faccio tutte le i bordi. Così evito di sporcare il bancone. E mi assicuro che i bordi siano ben incollati, perché qui in mezzo, volendo, si possono anche fare una, due, tre strisce, squadrato, potete risparmiare un po' di colla. La colla comunque la stendo bene dappertutto. Adesso li mettiamo su dei bei pesi e stavolta questi devono proprio asciugare almeno fino a domani. Nel frattempo comunque mi preparo tutte le cornici, le lascio un pelino più lunghe, così sono sicuro di avere lo scarto, così poi le rifinisco e le mettiamo su. Adesso mi sto tirando fuori tutti gli stelli che mi serviranno per fare le cornici, che non sembra, ma ci vogliono un sacco di metri per fare una cornice, perché siamo circa 65-64 cm di lunghezza per lato, quindi sono un po' da fare, perché calcolate che ogni pannello ha 4 lati, quindi per cui 6x4, 24, sono 2,40 m, ogni cornice misura 2,40 m di lunghezza. Quindi per cui, come capite bene, ogni cornice richiede parecchio materiale. Ne ho già tirati fuori 3 da una staggia da 10, siccome li sto facendo 3 leggermente scarso,
sono in verità 2,8, me ne sono già tirati fuori 3 da una staggia intera, questa era una staggia da 10, ne ho tirati fuori 3 listelli. E ora da questo qua tiro fuori il restante per fare i primi pannelli, quelli che ha bisogno subito, poi gli altri più avanti vediamo. E qua c'è una macchia nera, nodo, nodo. Questo qua lo mettiamo come scarto. Abbiamo un listello da 2 cm che un giorno sfrutteremo, ma non credo. Adesso mi preparo a fare le misure della cornice e tagliarmi. Probabilmente mi taglio prima tutti i pezzi squadrati e poi taglio 45, o forse faccio addirittura 45 pezzi da pezzo, così tanto l'ho reso, sapete che c'erano quei 2 mm di differenza, l'ho squadrato, ho tolto quei 2 mm e l'ho fatti tutti precisamente uguali, lato per lato identici, così mi semplifico il lavoro delle cornici, visto che saranno una fotocopia l'uno dell'altro. Da una misura praticamente ci tiro fuori tutti e 4 i lati. Mi sono tagliato le cornici che risulteranno tutte un filino più lunghe del necessario. Poi ho deciso tutta la parte che devo scartare, perché voglio fare uno scasso, che questo qua, quando uscirà dal bordo del pannello, immaginate che questo è il pannello, però è spesso 2 cm, quindi occuperà tutto questo spazio che vedete, spero che si veda la linea, tutto questo spazio verrà occupato dal pannello perché finisce a pari, questo entrerà fino a qua, in modo che questo poi abbia un bordino da 1 cm, che in verità ho calcolato 8 mm, che deborda, così avremo tutto intorno una cornicina in rilievo da 8 mm e questo sarà incastrato per circa 1 cm. Tutto intorno al bordo. Per essere sicuro di non sbagliare, eccetera, me li sono segnati tutti, li ho già posizionati per come va fatto il primo taglio. Poi regolerò la lama per lo spessore che deve entrare e farò il secondo taglio. Ovviamente lama settata all'altezza della riga e andiamo. Adesso settiamo la lama per tagliare via questa parte qua e far saltare questo pezzo, quindi facciamolo questo spessore qua. Ovviamente è inutile dirvelo, vedete nella parte di scarto che ho tagliato, che calcolo, quindi dove la doga è bella eccetera, cerco sempre di eliminare quelli che sono i difetti. Quindi anche in questa fase fate una sorta di scelta, se usate l'abete o comunque dei legni dolci con dei nodi particolari. Macchina settata, mi sono già preparato tutti i pezzi in posizione come vanno appoggiati e tagliati, quindi facciamo comunque un doppio controllo. Sappiamo che la parte vuota ci occorre di qua, quindi controlleremo sempre che questa scanalatura nell'appoggiare in basso il pezzo sia in basso e a destra. I think
that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Ok, i nostri tagli sono fatti, la nostra scanalatura è fatta. Dopo proveremo anche a fare la finitura e la carteggiatura. E ora quello che ci importa è tagliare i 45 gradi per fare la cornice che chiuda perfettamente, perché tanto lavoro, poi non perdetevi nelle finiture, perché le finiture sono quelle cose che fanno la differenza tra qualcosa che dà valore a tutto il tempo che gli avete dato. Invece se voi dedicate anche tantissimo tempo a una cosa, ci state lì, millimetro qua, millimetro là, poi arrivate al momento dell'assemblaggio e alla finitura e lo assemblate male e soprattutto lo rifinite male, con gli angoli non ben chiusi, quelle cose, tutto il lavoro fatto prima non vi viene riconosciuto, perché il risultato finale non è bello alla vista. Quindi per cui i pezzi finali, anche se sono i più rognosi, metteteci quella cura che serve per rendere il risultato piacevole alla vista, che non dice hai fatto un bel lavoro. Controllate che le misure ci vanno bene e sembra che chiudono tutti perfettamente. Prima, perché non voglio incollarli subito insieme al sughero, perché la colla, mentre giochiamo, ci spostiamo, andiamo a sporcare la lavagnetta di sughero e il lavoro viene una schifezza. Quindi, innanzitutto adesso mi passo il colpo con la carta vetrata e togliamo tutti i pelucchi e tutte le cose che vengono fuori, perché quelle, anche quei pelucchietti che vedete, fanno spessore. Poi incollerò le teste e gli infilerò i chiodi, quindi prima incollo e finisco la cornice. Una volta finita la cornice, poi giro il tutto e incollo il pannello dentro la cornice. Per fare un lavoro accurato ve lo sistemate una volta che siete in squadra, è bello, bello preciso, mettete un morsetto, basta appena appena schiacciarlo appena appena, non serve stringerlo, anche perché sennò flette, e lo schiacciate. Proprio appena appena per tenerlo fermo, siamo soddisfatti e mettiamo un goccino di colla. Ricordatevi che avendo fatto la scanalatura, il punto dove mettere i chiodi è questo, se non fate un buco col chiodo qua, perché non serve a niente. Vi ho risparmiato tutta la carteggiatura, però fate vetrata a mano, il vibratore, e li abbiamo carteggiati e lisciati tutti in tutte le sue facce. Non sapevo che colore farlo, essendo per un ufficio, quindi o grigio o nero sono i colori che in ufficio comunque vanno sempre bene. Cari appassionati, la vernice grigia e asciutta, poi gli darò su probabilmente un goccio di cera, magari coloro anche la cera un po' di grigio, e procediamo all'incollaggio. E ho intenzione di usare, diciamo, due tecniche diverse. Prima metto la colla vinilica e ne metto poca perché voglio stenderla. Il pannello si appoggerà, ma ne voglio mettere sufficientemente poca per evitare che quando metto il pannello me ne schizzi fuori dal pannello dalla parte opposta. Poi prendo, questo è un silicone, quello murario, perché comunque sul polistirolo questo non attacca male, ed essendo più denso e metto questo in modo che se metto la vinilica, in poche parole, non farei altro che tutto quello verticale scenda e mi vada a imbrattare tutto, a sporcare tutto. È uguale metterlo, e lui essendo quadrato non abbiamo problemi, non dobbiamo neanche cercare il posto giusto, essendo un po' preciso, vabbè, bisogna stare attenti a come metterlo. E adesso metto solo delle vici centrali, una, due, 3, 4 e negli angoli.
at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Buona, poi ci metterò delle pinze qua per tenere schiacciato fino a che la colla asciuga. Controllo appunto che ci sia, vedete, almeno la maggior parte del bordo è rimasto pulito. Una pulitina veloce con la spugna. Cari appassionati, siamo arrivati alle battute finali. Mi ha detto che preferisce, come gli ho suggerito io, di fissarlo almeno con tre inviti, con una, due e tre viti, quelle che metteremo, il pannello rimane bello fissato e non si muove. Li sto facendo tutti ovviamente alla stessa misura, sto tenendo circa 6 cm dal bordo dove ci vanno le due viti. Lo pulsono per essere sicuro di farlo perfettamente già l'invito, bello preciso, e questo essendo largo 60 ovviamente ne piazzo uno al centro. Punta appena più fine, ma praticamente è quasi del diametro della vite, e comincio a fare il foro guardando di sistemarmi ogni volta bello dritto, perché è lo spessore che dobbiamo di uscita. Di qua abbiamo solo questo bordino qua, questo qua è il bordino, noi dobbiamo uscire al centro qua, quindi per cui bisogna scendere giù belli precisi. Poi prendo lo svasatore, che è giusto il diametro, poi appena superiore al diametro della testa. Poi loro lo infileranno nel cartongesso, quindi per cui io non so se avranno possibilità di avere un avvitatore o eccetera. Fatto sta che il cartongesso è tenero, quindi per cui anche con un cacciavite è abbastanza facile mandare dentro una vite dentro al cartongesso. Quindi per rendere questa, siccome io non lo so come sono attrezzati, per rendergli più facile questa operazione, gli preparo addirittura anche la stradatura della vite. Così poi gli metterò nella busta tutte le viti e dovrebbe essere a posto. Credo che possiamo chiudere il video qua, è inutile che vi faccio vedere gli ultimi dettagli. Adesso non faccio altro che verniciare comunque questi, ancora con lo stesso grigio. Una passata di cera, poi sopra qua gli darò un goccio di olio di... Molti usano l'olio d'oliva. Però come sappiamo l'olio d'oliva può essere pericoloso perché tende a rancidire col tempo, quindi gli metto su un goccio di olio di vasellina o al massimo un'incerata. Come vedete abbiamo un bel pannello resistente, rigido, una bella intelaiatura. Come avete visto, il fatto di non averlo sporcato con la colla, abbiamo una superficie bella pulita e buona. Come vedete siamo usciti perfettamente al centro con la vite dalla parte opposta. Se avete paura eccetera, usate un trappo, una colonna, per avere comunque qualcosa di fine. Non abbiamo fatto una cornice esagerata, ma una cosa elegante, carina. Colore grigio, secondo me negli uffici ci sta bene, grigio, nero sono i colori che vanno per la maggiore. Come potete vedere si può fare un pannello, una lavagna in sughero che dura da Natale a Santo Stefano, oppure volendo si possono anche fare delle lavagne in sughero con una certa passione, con un certo impegno, che rimarrà proprio bello duraturo nel tempo. Per chi non lo sapesse,
ultima chicca, perché lo sapete che a me piace, piace sempre lasciare qualcosa di più ricco nei miei video. Il sughero non è altro che una parte di una corteccia di un tipo di quercia che cresce in pianura normalmente. Anche se molti ne parlano un po' male del sughero, è vero che il sughero, le piante di sughero stanno un po' diminuendo sul pianeta perché lo sfruttamento comunque è elevato, però ricordiamoci che le piante da sughero in verità non vengono proprio maltrattate, perché questa parte del sughero fa parte della, immaginate come la nostra pelle morta, quella che si spoglia e va via, quindi è un po' come togliere la pelle morta dall'albero. Faccio le virgolette perché vabbè, ci sono alcuni dettagli, però è così alla fine della fiera il grosso. E comunque le ditte di sughero sono riuscite ad arrivare oggi come oggi a un totale utilizzo di questa materia prima, perché per i tappi, quelli che usano per il vino, tutta la selezione viene fatta man mano che vengono tagliati i pezzi, vengono controllati. E già al controllo controllano che non ci sia la caticcica, quell'odore appunto di tappo, quando tirate via il tappo da una buona bottiglia di vino, quando sa di tappo, spesso e volentieri è proprio il sughero che sa di tappo, quell'odore che dite che sa di tappo, anche quella è la caticcica. Quindi il sughero è già controllato all'origine. Poi comunque il sughero che in verità non sarebbe idoneo per i tappi, mentre una volta era quasi una grossa percentuale di quel sughero lì era materiale di scarto. Viceversa, grazie al cielo, oggi siamo arrivati a riutilizzare e reinventare le materie, quindi per cui poi quel materiale lì viene ancora sfruttato, e viene sfruttato appunto con questo tipo di produzioni, che questi non sono altro che gli scarti della lavorazione dei tappi di sughero. Gli scarti vengono tritati in diverse macine, perché c'è quella che la fa più grossa e più fine, poi vengono pressati attraverso il calore eccetera, compattati, e fanno diversi altri prodotti a base di sughero. Ed è incredibile come un albero riesce a darci non solo il fusto, il tronco e il legname per far sì che noi possiamo fare i nostri progetti, e dal legname si parte dalle travi in legno, in America poi praticamente le costruiscono completamente in legno le case, quindi per cui è un materiale assolutamente fantastico e particolare. Si creano oggetti d'arredo come i vasi eccetera in fase di zornitura, e quindi questo legno qua che ci dà mille soddisfazioni, mille campi, anche la corteccia dell'albero da sughero ci regala qualcosa di assolutamente, anche al tatto il sughero è bello, il legno è sempre bello, in qualunque forma lo tocchi è bello sentire la sua sensazione che dà nelle dita. E niente, spero di avervi dato una chicca sul sughero, per chi non sapeva cosa fosse esattamente questo materiale, dalle mille proprietà, perché ha delle proprietà intrinseche in sé che sono veramente eccezionali, come isolamento, eccetera. E buona con quest'ultima chicca su una sparinatura di che cos'è un sughero. Massimo, vi ringrazio per avervi fatto compagnia fino adesso. Se sei arrivato fino a qua al video, che non ti ho annoiato, mi raccomando, schiaccia like, e se ti va iscriviti al mio canale se non sei iscritto. E come piace dire a me, ci vediamo alla prossima. Ciao appassionati.